Buongiorno a tutte ragazze. Allora, dopo aver salutato i miei capelli appena asciugati, questi sono i miei capelli post shampoo asciugati solo con il phon senza la piega, quindi che bei capelli, ok? Questo qui sarà il video haul dove vi faccio vedere le novità Essence che ho preso e qualche novità della Shein, quindi più la limited edition Wake Up Spring sempre di Essence, le tre cosine che ho preso della collezione limitata che è uscita ultimamente, credo, almeno nella mia OVS è arrivata settimana scorsa, un paio di settimane fa praticamente, quindi non è proprio recentissima, ma si dovrebbe trovare ancora, spero. Allora, cominciamo. Vi faccio vedere prima le cose che ho preso della Shein e poi vediamo Essence. Allora, della Shein ho preso della linea Solari un solare protezione 50, protezione alta per bambini, questo qui, che tecnicamente è solo per il corpo, ma io vorrei usare anche sul viso, ma io voglio vedere se sul viso dà qualche problema. Allora, protezione appunto alta 50, adatto per pelli chiare particolarmente, c'è scritto per le pelli chiare particolarmente delicate dei bambini. Io non sono una bambina, ma ho la pelle particolarmente chiara, quindi l'ho presa. È resistente all'acqua e senza profumo. Sono 100 ml, il lince è questo qui. L'ho pagata 3,99 euro, se non ricordo male. Eccolo qui, ed ha una scadenza di... Non c'è scritto, è vero, i prodotti sia non hanno la scadenza con il PAO, hanno la scadenza con la data, va bene. Scade luglio 2018. Quindi ho preso questa, non l'ho ancora aperta perché non mi è ancora servita, visto che praticamente ha piovuto tutta la settimana e viva la Sicilia. Poi ho preso lo struccante occhi del quale vi ho parlato nel video dei promossi e bozzati di aprile, l'Eye Makeup Remover, questo qui, che ho pagato 1,79 euro. Tra l'altro tutti i prodotti della Shein di questa linea qui, quindi della nuova linea, sono scontati del 20% tutta la settimana fino a sabato, fino a domenica, se non ricordo male. Quindi li trovate con il 20% di sconto. Io ho pagato 1,79 euro se non sbaglio, e sono 150 ml di prodotto. Dovrebbe profumare di loto e fi di fiori di loto e seta. In realtà profuma di freesia bianca, è buonissimo. Strucca benissimo qualsiasi cosa, trucco waterproof, mascara, ombretti in crema, mascara, qualsiasi cosa. Vi strucca tutto il trucco che avete sugli occhi senza lasciare residui, quindi ci piace. Ed ha la piantana, quindi mettete il dischetto di cotone sopra, pigiate verso il basso un paio di volte e vi esce la quantità di prodotto desiderata senza sprechi, quindi questo mi è piaciuto tantissimo. Ho preso poi della linea Corpo l'olio anticellulite, finalmente l'ho trovato, questo qui, che è Birch. Che è un olio anticellulite, contiene estratti naturali accuratamente selezionati che esercitano un'azione rassodante, bla bla bla. Massaggiare sulla pelle umida con movimenti circolari 2 volte al giorno, c'è scritto come consigli d'uso. È contenuto in un flacone di vetro con l'erogatore a pressione. È così, è molto giallo come olio. E ha l'erogatore a pressione ed è piuttosto liquido, non è densissimo. Eccolo qui, non l'ho ancora provato perché sto utilizzando l'olio di mandorle dolci. Quando finisco quello inizierò questo qui, vediamo un attimino com'è. E sono appunto 100 ml, anche questo scade luglio 2018. Questo, se non sbaglio, costa 3,99 euro. Poi, ultime due cose per quel che riguarda la skincare Shein. Ho voluto provare due delle nuove maschere. Sono uscite tantissime maschere viso che costano 99 centesimi, due dosi di maschera. E ho preso questa qui, Q10, che è una maschera antirughe. Eccola qui. Che dice, riduce visibilmente le rughe giorno dopo giorno e rassoda la pelle con coenzima Q10. È questa qui. Si applica sul viso, si lascia da 10 a 15 minuti e si risciacqua. E questa è con olio di semi di uva. Questa. E poi ho preso la maschera, questa qui, l'anti-age, che invece con la confezione dorata, la vedete aperta perché ne ho già fatta una, fatta così. Questa è con olio di semi di pomegranate, di melograno, eccolo. E questa qui è anti-age per pelle mature. Sì, per pelle mature. Mi è venuto un attimo di defaianza. Io non ho la pelle matura, ma guardate qua. Tadà! Mi stanno spuntando tutte le rughe, sia qui, sia le rughe nasolabiali. Quindi ho detto, va bene, corriamo ai ripari. E insomma, sto utilizzando per ora la crema antirughe, maschera antirughe. Sì, sono entrata nel trip antirughe, ok? Quindi l'ho voluta prendere per 99 centesimi. L'ho fatta già una... Ne ho fatta già una. Con mezza maschera, secondo me, ci vengono tre dosi, perché qui ce n'è ancora tantissima. Secondo me altre due ci escono. Quindi ce ne dovrebbero venire 6 maschere con due. Quindi dovrebbero venirci 6 maschere con due dosi. Allora, la pelle l'ho lasciata morbidissima, idratata e diciamo che non mi è dispiaciuta come prima applicazione. Quando finisco tutte e due le parti vi saprò dire un attimino. Mi è piaciuta. Ultima cosa, sì, ho preso una cosa del reparto make-up, delle novità make-up, ho preso un ombretto, che sono questi qui. Eyeshadow con la E gigante. Hanno la trama bellissima, tipo stile rococò, con un disegno tipo rococò. Guardate che carino. E questo io non ho capito.
Se il numero è questo qua sopra 547401, questo. Comunque è l'unico marroncino, se non sbaglio, che c'è in gamma. E sono tutti satinati gli ombretti. Perlomeno nel mio Lidl avevano i tester ed erano tutti satinati. Questo è un color. È un marrone con del dorato all'interno, satinato, questo qui. È molto carino come ombretto, questo però non l'ho ancora provato sull'occhio, quindi non vi so dire. Con il dito sembra piuttosto pigmentato, vedremo poi una volta utilizzato con i pennelli. Questi, se non sbaglio, vengono 1,90 euro gli ombretti, le maschere 99 e ok, quindi per Lidl è tutto. Passiamo ad Essence, tra l'altro vedrete poi un altro haul, non di seguito a questo, credo, spero. Dove vi faccio vedere i prodotti labbro che ho preso, qualche novità che ho preso per i prodotti labbro, quindi poi vedrete un altro video haul. Sì, mi sono data gli acquisti in questo periodo, va bene. Allora, della collezione Wake Up Spring ho preso tre pezzi. In collezione c'erano anche una palette occhi che non mi è piaciuta, un altro dei blush che non c'era, che è color rosa, io ho trovato solo il Pesca, un pennello viso con la scritta Wake Up Spring, se non sbaglio, sul manico, però era di quelli piatti. Aspetta, per intenderci, era simile ai pennelli che ci sono nei fard della Collistar. Adesso ve lo faccio vedere, così vi faccio capire un attimino di che forma era il pennello, altrimenti non mi so esprimere a parole. Era di quelli fatti così, molto ampi, però piatti, quindi di questo tipo. Io questi pennelli non li uso mai. Questo lo uso con il blush di Collistar perché è l'unico che me lo fa scrivere sul viso, però in genere non uso quel tipo di pennelli, quindi non l'ho preso il pennello. E poi c'erano degli eyeliner in penna di colore pastello. Se non sbaglio, c'era un verde chiaro, un lilla e un bianco, un celeste, qualcosa del genere. Quelli non mi interessavano. E forse c'era un profumo che però non c'era. Credo di sì. Io ho preso praticamente uno dei due blush e i due prodotti labbra. Allora, il blush che ho preso io è questo qui, lo 01 Hello Sunshine. C'era anche lo 02 in collezione, ma non c'era nell'espositore. Avevano finiti, quindi ho detto va bene, ho preso questo. Questo viene 4,19. I prezzi non me li ricordo di tutto, credo, ma ve li scrivo in sovraimpressione perché è lo scontrino. Ed è un color pesca satinato, così. E ha sopra il blush e sotto ha lo specchietto qui e la scritta, non ha il pennello. Pensavo ci fosse il pennello e fosse mancante, ma no, non ha il pennello, hanno la scritta. Qui c'è scritto Blush Up and Smile. In quello rosa c'era scritto un'altra cosa, tipo Smile You Are Beautiful, qualcosa del genere. Comunque, il blush è questo qui, questo color pesca qui satinato, piuttosto chiaro. Questo non l'ho provato sul viso. Eccolo qui. È molto luminoso, vedete? Quindi vedremo, questa veniva 4,19 euro. Molto carina anche la confezione, solo che è un po' pesantuccia, quindi ok. Sono 12 mesi di scadenza e sono 6 grammi di prodotto. I prodotti labbra sono i due matitoni, li ho presi entrambi perché pensavo fossero matti, invece non sono matti, sono effetto glossy. Uno lo indossa, adesso ve lo faccio vedere. Sono questi qui, appunto Wake Up Spring, e sono lo 01 e lo 02. Lo 01 si chiama Hello Sunshine come il blush ed è quello che indosso sulle labbra. Sono fatti così, sono dei matitoni con la punta grossa, temperabili, non sono automatici, quindi vi serve il temperino. E appunto, sì, questo è un livido, lasciatelo stare, non so neanche come lo sia fatta. E allora il numero uno è questo. Sono ad effetto glossy, ma c'era anche scritto, io non me li sono, non mi sono andata a leggere le cose scritte in minuscolo, perché poi c'era anche scritto da qualche parte glossy finish. Ecco, a Beautiful Glossy Finish, è scritto nella descrizione qui, solo che io avevo un po' di fretta, non è che mi sono andata a leggere tutta la descrizione del prodotto, pensavo fossero matte, non c'erano i tester, quindi sono andata a fiducia, invece sono glossati. Ed è questo qui, che è un rosa in base arancio, una specie di pesca, questo, che dovrebbe essere abbinato al blush. Invece il numero 02 si chiama Bye Bye Winter, ed è un rosa pinky praticamente. Sulla mano sembra più tranquillo, sulle labbra è molto acceso, molto Barbie come rosa. Eccolo qui, tipo un rosa bubblegum risulta sulle labbra. Se riesco ve lo faccio vedere. Ok, questo è lo 02 applicato. Come vedete è piuttosto pinky come rosa, è piuttosto acceso. Non so quanto mi sia bene, però insomma è questo qui. Sono glossati tutti e due, quindi hanno un effetto piuttosto ruggido, però sono molto confortevoli sulle labbra. Io avevo provato questo rosa nel momento in cui l'avevo acquistato, ero uscita dal negozio e l'avevo applicato in macchina direttamente e mi era resistito tranquillamente 4 ore senza mangiare e bere, quindi la resistenza non è male per essere dei gloss e non dei, diciamo, dei rossetti matte, ecco, quindi non è male come resistenza. E quindi questi erano i miei acquisti per la Wake Up Spring. Questi non mi ricordo il prezzo, ma l'avrete visto in sovraimpressione. Della collezione permanente delle novità ho preso 7 pezzi. Allora, la prima cosa che ho visto, ho detto no, deve essere mia, è stata questa. Cioè, c'era scritto il mio nome sopra,
che è una pochettina in stile marinaretto, diciamo, con le righe, e poi c'è il cuore con la scritta I love makeup, ed è bellissimo. E poi sulla chiusura della cerniera c'è un fiocchetto con il logotipo Essence e la scritta appunto Essence, molto carina. Non ho ancora tolto l'etichetta, perché è bellissima tra l'altro l'etichetta. Ed è molto capiente, voi calcolate che tutte le cose che ho preso di Essence, di make-up, stavano qui dentro, quindi è piuttosto capiente come pochette. All'interno è bianca ed è così. Ed è tipo impermeabilizzata, quindi si può lavare come pochette, e questa è una cosa buonissima, per cui se si sporca si lava a mano, ovviamente non in lavatrice, quindi questo è stato il primo acquisto. Poi ho preso la famosissima palettina Shape Your Face Contouring Palette, che avrete visto, non so se caricherò prima il video haul o il video dei due make-up. In ogni caso, o l'avete visto o la vedrete nel video dove realizzo il make-up occhi semplice, l'altro. Realizzo sia questo qui sia l'altro che avevo nel video dei promossi abbocciati. Sì, ok, mi esprimo benissimo oggi, che questa è l'unica in collezione della numero 10, si chiama Ready Set Peach. Contiene la palette una terra, un illuminante e un blush. La terra è questa qui, ed è piuttosto calda come terra, eccola qui. L'illuminante è leggermente satinato, ma non troppo, ma è molto polveroso, ed è questo qui. Li ho provati tutti e tre, vedete com'è polveroso l'illuminante? Ve lo faccio vedere qui. Vedete, sembra, è qui, sembra opaco, ma è piuttosto satinato una volta messo sul viso, non è eccessivo, cioè si può utilizzare anche sotto l'arcata sopraccigliare, anche se non amate le cose eccessivamente satinate, questo, soprattutto se non amate le cose eccessivamente satinate, questo non è eccessivamente satinato, però non è neanche matte, ecco, è una via di mezzo, è un satinato discreto. La terra invece è questa qui, sbocciata. Ed è piuttosto calda ma non caldissima. Io ho avuto terre più aranciate di queste. Sinceramente non mi dispiace che sia calda, perché io, avendo un sottotono freddo, se uso una terra eccessivamente fredda divento grigia. Già viro al grigio di mio, quindi non ingrigiamoci ulteriormente. Il blush invece è questo arancio pesca con i glitterini dorati ed è bellissimo. Eccolo qui. E sul dito è così. Molto carino il blush. Il blush non l'ho provato della palette. La terra illuminante sì, il blush ancora no. Questo. Quindi questa era la palettina, questa qua, non mi ricordo il prezzo, mi spunterà, contiene 14 grammi di prodotto con 12 mesi di scadenza. Poi ho preso due dei Mosaic Blush, i Mosaic Blush sono quattro in collezione, ci sono i due che ho preso io e poi c'è un rosa più chiaro e un rosa più caldo se non sbaglio. Io ho preso il numero 30 e il numero 40, che sono questi qui. Il numero 30 si chiama Kissed by Sun ed è quello che ho utilizzato di più. L'altro non l'ho ancora provato, questo lo sto utilizzando quasi ogni giorno. Lo vedrete anche lui nel video del make-up che avevo sempre nel famoso video dei promossi abbocciati di aprile. Basta, ecco, non me lo ripeto più. Ed è questo qui che ho preso tutto assieme, risulta un color pesca. Io quando li ho visti senza sbocciarli avevo preso questo qui, che adesso vi faccio vedere, è un altro rosa. Poi ho visto lui e ho detto fammi vedere come è sbocciato, visto che c'erano i tester. L'ho sbocciato e ho detto no, mio, perché tutto assieme dà un color pesca. Io per i blush preferisco più i pescati che i rosati. Non ho più spazio sulla mano, bene, lo facciamo dall'altra parte. Vedete, dà un colore, non voglio fare gestacci, però è un colore, vedete, che vira sul pesca arancione. Eccolo qui, non so quanto si veda, ma vi assicuro che sul viso è piuttosto pigmentato. Non è di quei blush eccessivamente pigmentati che fanno la macchia una volta che lo vai ad applicare con il pennello, è piuttosto modulabile, soprattutto si sfuma bene, quindi anche se ne metti un po' troppo, sfumi un attimino col pennello e riesci ad usarlo bene il blush, quindi mi sta piacendo. Sulla durata non ho ancora capito quanto dura, perché essendo color pesca, comunque essendo piuttosto chiaro, non riesco a capire se a fine serata si veda ancora o meno, quindi vi farò sapere più avanti. Comunque è carinissimo questo qui. Il numero 040 invece si chiama The Berry Connection ed è un blush secondo la Essence color berry, appunto lampone. Eccolo qui. Ed è questo rosa che ha sia dei quadrati più caldi che dei quadrati più freddi. Vedete? Sono dei rosa più chiari e più scuri e più caldi e più freddi. Tutti assieme danno questo colore qui. Questo rosato piuttosto freddo, è un rosa Barbie piuttosto freddo. Ho sbagliato di nuovo, ma non lo facciamo qui, lo swatch, non c'è problema. Eh sì, eccolo qui. Eccolo qua, si vede, sì. E quindi questi due sono i blush che ho preso, molto carini. Gli altri, appunto, vi dicevo, sono un rosa più chiaro e un rosa, se non sbaglio, più caldo come rosa. Sono quattro in collezione. E poi ho preso tre dei nuovi ombretti, si chiamano The Velvets.
Questi qui vengono 2,49 euro. Gli ombretti contengono 3 grammi di prodotto con 36 mesi di scadenza. I blush hanno 4 grammi e mezzo di prodotto con 12 mesi di scadenza invece. E quindi gli ombretti che ho preso io sono lo 05, lo 06 e lo 07. Lo 05 si chiama Taupe Secret, scritto proprio Taupe Secret. Ed è un tortora, come dice il nome. Sono due satinati e un matte, quelli che ho preso io. Questo qui è un tortora molto chiaro. Eccolo qui. È un tortora in base nocciola come colore ed è satinato, sembra matte, ma una volta che lo applichi con il pennello e lo sfumi si vede che è satinato. Lo facciamo sempre sul braccio ormai, visto che non ho più spazio. Ok, è questo qui, che sembra un malva, ma è un tortora, perché se ve lo faccio vedere in confronto al malva si vede la differenza. Eccolo. Ho preso lo 06 che si chiama Mr. Mocha Bean ed è un marrone cioccolato caldo matte. Questo l'ho usato tantissimo assieme a questo qui, assieme allo 05. Ed è un marrone che adoro, anche questo l'ho messo nel video dei promossi e bocciati perché ragazzi ha una sfumabilità pazzesca, nonostante sia pigmentatissimo, cioè guardate con una passata quanto è pigmentato e ce l'ho ancora sul dito, si sfuma facilmente, prendi un pennello da sfumatura, fai due passatine di pennello e il colore è sfumato, quindi non vi lascia la macchia, lo adoro come marrone, quindi questo. E poi ho preso lo 07, si chiama You Better Move, che è un malva, anche questo è leggermente satinato ed è questo qui. È un malva appunto in base rosata. Ve lo metto a confronto con il taupe per farvi vedere la differenza. Sono simili, ma il malva ha una base decisamente più rosa, vedete? Questo qui è il malva, il più scuro, questo è il taupe. Vedete, sono più chiari. Per quanto il taupe abbia una componente leggermente rosata, ma sono diversi come colori. E quindi questi tre erano gli ombretti, belle posizioni per fare gli swatch, molto comode, ci dicono la regia. E quindi ragazzi, questo è quanto. Questi sono gli acquisti che ho fatto io per il momento, ma merito di tornarci perché ci sono degli ombretti carinissimi. E spero che questo video vi sia stato minimamente utile o comunque di avervi tenuto un po' di compagnia. Mi spiace per i capelli, però abbiate pazienza, li ho appena lavati. Vi mando un bacione immenso, vi ringrazio per aver visto il video e se volete ci vediamo al prossimo.